E rieccoci qua, amici, da Interferenza Attiva, per seguire un video che abbiamo registrato, ma sfortunatamente, forse a causa del mio PC che non è l'ultimo modello, ci sono stati dei problemini. Qui con me in diretta ho un amico, si chiama German. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Anche lui un giocatore di Keyforge come me, e abbiamo voluto registrare quest'ultima partita che riguarda i finalisti di un torneo tripletta. Ora, nel torneo tripletta ci sono tre mazzi e uno viene bannato e si possono giocare gli altri due mazzi. I due giocatori in questo caso sono Palter in basso a noi, e in alto c'è Lallopova. Palter sarebbe Shani, che salutiamo, e Lallopova sarebbe Alessio, anche a lui un saluto. I due mazzi che hanno portato, uno è stato bannato e questo lo stanno giocando, sono dei mazzi abbastanza particolari. Quello di Lallo è RX Thompson, un mazzo che ha i Brobnar e riesce a controllare il board, inoltre ha ombre per catturare e controllare le ambre, è un buon selvaggi che gli permette attraverso lo stregone di guadagnare delle ambre. Invece per il mazzo di Shani abbiamo Logos, ombre e selvaggi. Logos gli dà una certa velocità, i selvaggi con il trucco, la scarica nervina servono per controllare le ambre. E anche lui ha dei buoni selvaggi. Inoltre nei Logos è presente l'aiuto dall'io futuro e il viaggiatore temporale, che danno una spinta, una marcia in più. Ecco, qui vediamo che stanno iniziando. Tocca a Palter iniziare e ha scelto come casa di partenza i Logos. La carta che vedete è la madre. Quindi, come caratteristica, permette di avere una carta in più nel momento che finirà il turno. E Lallo risponde con i Brobnar, cercando di controllare il board e quindi di distruggere madre. Ok, German, ci vuoi dire qualcosa? Guarda, io conosco solo il mazzo di Shani, che so che è un Invernash, quindi che fa tante ambre in tutti i turni e cerca di forgiare il più stretta possibile. Sì, Vediamo se gira bene e se riesce. Infatti anche lui attraverso Smarriti nei boschi, che ce l'ha in doppia copia, riesce a pulire il board e inoltre anche doppia copia di Strega dell'Occhio, una carta che riesce a riprendere dagli scarti e rimettere in mano una carta che quindi è stata già utilizzata. Molto molto forte quella parte. Infatti, vedete, in questa registrazione, Lallo stunna subito le creature per non permettere il raccolto e cerca ancora di controllare il board utilizzando Brobnar. Ok. C'è anche Vecchio Bruno. Le carte che permettono a Shani di controllare sono Trucco, Scarica Nervina, Vecchio Bruno, il Corridore del Crepuscolo. Quindi, se riuscisse a utilizzare ombre, soprattutto nell'ultima parte della partita, si riuscirebbe ad aggiudicare il match. Ecco, vediamo un 3, tre ambre attraverso il Carlo il Fantasma con il posto sicuro, che è un artefatto. E Carlo dice praticamente che quando vengono giocati gli artefatti viene rubato un'ambra all'avversario. Posto sicuro, inoltre, è un buon artefatto perché permette di mettere su di lui delle ambre e quelle ambre non possono essere rubate. È come se appartenessero all'artefatto. Non penso che Shani abbia un proprio artefatto nel suo mazzo, quindi l'altro possa tranquillo. Esatto, purtroppo bisognerebbe avere in ogni mazzo anche un controllo artefatti per cercare di eliminare artefatti potenti come questo qua.
posto sicuro. Ha giocato la scarica, fa 2 danni e ruba in modo tale da pareggiare le ambre, 4 contro 3. E continua a giocare ombre Lallo, dente d'argento e umbra. Dente d'argento entra pronto e Umbra con il combattimento può rubare. Ok, il mazzo che preferisci, German, qual è? Intanto che aspettiamo. Io preferisco di sicuro quello di Shani, ti ho detto, molto veloce, per me questo gioco deve essere molto veloce. Fai le ambre, passi, cerchi, fai le chiavi e te ne vai a casa. Infatti ecco qua la mia carta preferita, la pick. Sì, eccolo, vedi, in selvaggi, pixie della polvere da 2 ambre. E i selvaggi sono proprio fatti apposta per dare ambre, vero? Ci sono. Poi con Smarvi te la puoi rimescolare. Te la rimiscono in mazzo senza che te la distrugge e te la puoi rimettere in mano e fai altre due Allora anche con ricrescita. Ricrescita fai un'ambra, ti riprendi la pixie. E poi c'è quella carta, come si chiama quella che dà 4 canto la fertilità. ambre? Il Io canto mi da prendo fertilità. 4 ambre, l'avversario ne prende 2, ma ho più possibilità di forgiare. Di forgiare, esattamente. E Polter infatti si mette anche lui in check, sta a 6. Intanto Lallo ha fatto la prima chiave. Va bene, quindi deve cercare in qualche modo di impedire la forgiatura dell'avversario. Nella parte delle ombre, il trucco è uscito, eccolo. Il trucco della civetta. L'ha utilizzato proprio adesso. Quindi la scarica l'ha utilizzata, il trucco l'ha utilizzato. Quello che gli rimane per controllare è vecchio Bruno. Ok, uno pari. Chiavi pari e toccherà poi successivamente a Lallo. Lallo in cui di Brobnar ne ho viste per adesso 2. C'è lo stregone cacciatore, ma non è detto che abbia delle carte selvaggi. Sì, infatti dalla registrazione aveva richiamato ombre, aveva giocato Monello che ruba 1 e il Nexus. Una carta che crea effettivamente dei problemi perché può controllare l'artefatto dell'avversario e usarlo. E l'artefatto che ha a terra Shani, il Logos, è lo scavatore spettrale. Quindi ogni volta che una creatura viene in qualche modo collegata allo scavatore, gli permette di pescare una carta in più. Ah, che poi German, in realtà lo stregone non è che ha bisogno dei selvaggi per produrre ambre. E ogni volta che rimane. Altra creatura, sì. Può Esatto, quindi ogni volta che rimane in campo comunque permette. chiamare un'altra casa di gioca creature guadagnando. Esatto. Ok, la risposta di Palter è stata quella di ripulire il board, continuare con i Logos. Praticamente potrebbe aver giocato la scarica di Lampi Gemelli per distruggere lo stregone. E la situazione che vediamo adesso è 7 ambre per Palter e 5 per Lallo. Beh, partita combattuta. Effettivamente sono due mazzi che hanno equi possibilità. Le casate sono le stesse. Cambia solo il fatto che Shani ha Logos, mentre Lallo ha Brobnar. Però per il resto. Queste sono carte, sono mazzi tra l'altro della prima edizione, vero German? C'è prima edizione, edizione Fota, c'è l'edizione AOA e l'ultima Pucci. Vucci, quale preferisci tu? Tramonto, io ho assolutamente la prima, La la mia prima. preferita è la prima, e adesso a maggio esce la quarta, speriamo bene, che dicono è Sì. molto 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 forte. Sì, ci saranno molte alterazioni e soprattutto creature magari con molte abilità. Ok, situazione attuale, giocata sfida del campione per ripulire tutto, 7 ambre Lallo, 2 chiavi Shani,
E se Palter poi passa, quindi Lallo si porterà anche lui a due chiavi, quindi due chiavi contro due, e staremo a vedere almeno per gli ultimi turni. Sfida del campione. Sfida del campione, secondo me, è una delle carte più interessanti. Permette di distruggere tutte le creature e poi costringe a giocare, combattere con le creature più forti, sia... Fai un po' di pulizia del board, sì. Esatto, sì, rimarrà sia la tua sia quella dell'avversario. Allora, Lallo va a 7 e Shani sta a 3. Allora, in questo punto forse qui mi ricordo che c'è stato un problemino nella nostra registrazione. E praticamente vecchio Bruno, che non è stato giocato, dovrebbe portare fuori dal check Lallo. Tra l'altro, in ombre, ci rimanevano delle carte sicuramente che permettevano a Shani di liberarsi dello stregone e del grufolatore. Ecco qua. Tra un po' dovremmo ritornare alla chat, infatti, principale. Quindi questa prima partita è stata vinta da Shani. Ora nel torneo tripletta, praticamente che succede? Che Shani può... Deve cambiare per forza il mazzo, quindi Progenie non lo può rigiocare, mentre Lallo può decidere se giocare con Thompson, il mazzo che aveva scelto, oppure cambiarlo. Sì, vabbè, quella era la parte che si era interrotta, però almeno per la storia, noi da buoni telecronisti, quando una volta addirittura German c'era solo la radio, noi siamo anche fortunati ad avere i video. Tu pensa che le partite di calcio tu ti ascoltavi soprattutto la voce del telecronista e lui ti dava il ritmo della partita, dice attenzione, attenzione, campioni del mondo, campioni del mondo. Esatto, anche perché... Credo molto anche nella musicalità, cioè nel fatto di saper trasportare l'ascoltatore attraverso la voce, fargli rivivere dei momenti interessanti. E poi vabbè, il video, quello è qualcosa che è nata dopo, però ecco, l'audio ci aiuta anche. Oh, senti un po', German, come ti chiamano a te in questo gioco? Hai un qualche soprannome? A Sì, me chiamano il prof. a me il soprannome Potato, che penso molti sapranno cosa vuol dire. Potete fare Potato. minchiate, sono amato. Ho capito. Dicevo, fai degli errori. Vabbè, gli errori fanno parte del gioco, non ti preoccupare. Assolutamente. Anzi, se non ci fossero gli errori, uno non avrebbe motivo per crescere, quindi gli errori poi ti insegnano qualcosina. Ok, quindi il prof sì, perché mi chiamano così, perché insegno a scuola, anzi i ragazzi che probabilmente vedranno questo video avranno uno stimolo in più per avvicinarsi a Keyforge, Sì, speriamo un gioco di che cresce la carte. comunità. Intanto, esatto, intanto che aspettiamo, vuoi definire qualche regola di base giusto per capire come funziona il gioco? Si gioca con sette carte chi comincia, sei carte il secondo, puoi decidere di mulicare, quindi di cambiare la mano, perdi una carta a testa, niente, c'hai tre chiavi ognuno, devi arrivare alla terza chiave, ogni chiave costa sei ambre. Sono le palline quelle gialle che abbiamo visto. Ovviamente l'avversario cercherà di non farti poggiare, quindi rubartele. E niente, chi arriva prima a tre chiavi vince. Abbiamo sette casate, e ci sono selvaggi, ombre, marte, marziani, brocna, logos, che sarebbero i scienziati. Poi abbiamo le due casate nuove che sono uscite nell'espansione precedente, che sono i dinosauri, quindi i sauriani,
della federazione stellare. Ecco, io vedo che qui è iniziata la seconda e abbiamo anche un'inquadratura sul mazzo di Shani, che è particolare, molto particolare questo, perché ha doppia generosità marziana. Ci spieghi un attimo che cosa serve questa carta? In poche parole, tu giochi questa carta di azione in base alle ambre che hai, quindi presumiamo che tu sei in check, c'hai 6 ambre, le perdi tutte, però per ogni ambra persa perdi 2 carte. Ottimo, quindi con un Quindi momento 12 carte. tu puoi riempirti la mano praticamente di carte, avere un vantaggio. Poi decidi cosa fare in base a quello che ha fatto l'avversario. Certo. Beh, ripensando al vecchio gioco di Garfield, Magic, dove il pescare era fondamentale per avere un vantaggio rispetto all'avversario, devo dire che questa è una carta molto molto importante. Tra l'altro a Keyforge, a differenza di Magic, quando tu giochi le carte non hai bisogno del cosiddetto mana, no? Che sarebbero le terre per darti il potere di giocare le carte. Tu basta che dichiari la casa e puoi giocare tutte le carte che vuoi di quella casata. Quindi in questo caso Brobnar, Marte, Ombre. Oh, mazzo di Shani, tra l'altro con ombre, quindi troppo da proteggere, miasma, truffa, Yahtzee, Brand. Brand è la carta più sfortunata in assoluto che non riesce a stare nel campo per più di mezzo secondo. Sacrifichi e rubita l'avversario, poi è stata creata apposta per quello. Esattamente, quindi fatta apposta per quello, soprattutto se carte sinergiche, tipo una vita per una vita, allora. Ah, questo è anche il mazzo, quello di Alessio e K Gold. Questo è uno dei mazzi più forti che ha Alessio, lo conosco perché ci ho giocato contro. È un Ember Rush molto molto potente. Ha tripla mano spettrale, trucco, deposito nascosto, doppio lavoro di routine e sussurri implacabili. Cioè praticamente ti ruba tutto. Se potesse accedere al tuo cassetto ruberebbe anche le mutande. Poi ha un logos non diciamo indifferente, doppio dock, doppia scarica, nebbiogenesi, quindi pulisce il board con gli spari e inoltre con selvaggia la forgiatura fuori turno. Ciota, una carta che con 7 ambre la giochi e praticamente ti fa forgiare. Smarriti, luna piena, questo è un incontro secondo me un po' difficile per il mazzo di Shani che dovrebbe attivarsi di più nel medio gioco, anche perché lui la parte di ombre, diciamo, non è così folta come quella di K-Gold. Dovrebbe risparmiare le forze, le risorse per rubare. Anche perché ha una tripla mano, quindi può andare in check direttamente con 3 carte ombre. Sì, K-Gold l'ho visto giocare contro di me, cioè ti rubava e andava in check, ti rubava e andava in check, nel giro di poco tempo. Oh, qui ci siamo persi, la prima battuta che però me la ricordo dal vivo è stata una giocata in cui Palter ha giocato Baraciola e Lallo ha utilizzato Harland Controllamenti. Che poi è stato subito ucciso dal pugno di ombre che fa 2 danni. Quindi c'è stato subito un controllo del board. Ok, poi mano a mano si vedrà sicuramente l'effetto dell'Ember Rush rispetto al mazzo di Shani. Beh, gli Ember Rush, come hai detto tu, certo, sono mazzi molto competitivi. E danno fastidio, soprattutto della prima edizione. Sì, quelli miei preferiti. Nel World Collide invece la situazione è cambiata. In questa terza edizione le creature hanno dei particolari effetti sul gioco e bisognerebbe concentrarsi sulla creatura chiave del mazzo dell'avversario. Anche perché se non si elimina la creatura chiave, cioè quella che fa funzionare tutto il mazzo,
Sì, con l'effetto di Ember Protection, il fatto di rubare diventa quasi insignificante. Mi fa pensare ad una carta Sauriani, no? Che cos'è? Il Gargantodonte. Quello che invece di rubare ti fa catturare le ambre. Quindi noi ci ritroviamo con i mazzi odierni ad avere un sacco di ambre sulle creature e poche, insomma, da rubare. È molto importante la protezione. Ok. E qui piano piano stiamo in questa schermata. Però Sì, noi abbastanza brutto. vi teniamo comunque compagnia con la voce. Allora, che c'è stata? C'è stata la prima. Ecco, sicuramente è stato giocato ombre con mano spettrale per andare in check. E quindi l'allo sta a 7 e Palter sta a 0. Però il controllo board l'ha mantenuto Palter. Qua si è tagliato un bel po' di video. Sì, questo si è tagliato un bel po' di pezzettini, però le carte di K-Gold funzionano tipo Ember Rush, quindi riescono, come hai detto tu, a funzionare giocandole e poi guadagnando ambre. Intanto sto ricevendo tanti auguri. Perché voi non lo sapete, ascoltatori, ma oggi è il mio compleanno. Auguri, prof. Grazie, German. In questo compleanno un po' speciale in cui mia moglie ha fatto un video e ha fatto 37 anni a non sentirli. E io facevo, ah? 37 anni a non sentirli. E queste sono le battute, quelle di una volta, non so. Noi ci portiamo. Io ho 37 anni, tu German, sei del Io ho dell'87, quindi 38-89. 1987, quindi qua 5, 6, Allora 7. penso i 33. 4 anni, però qualcosina sicuramente anche tu te la ricorderai, almeno di quando guardavo i cartoni da piccolo, o Sì, no, però c'erano. solo quello facevo. La maggior parte del tempo a guardare i cartoni animati. Beh, sì, in effetti non era malaccio. Keyforge inoltre ricorda, grazie alle carte, così la parte più fantasiosa, quasi giocosa, che ci portiamo dentro. Alla fine, come diceva Mimmo giustamente, no? Dice Mimmo, diceva. Mimmo, Madonna, ancora vivo, morto. no, è ancora vivo, anzi lo salutiamo pure dal canale se ci guarderà. Dice, una volta gli chiesero: Mimmo, ma cosa ti piace di questa nuova edizione? Rispose: le illustrazioni. Le illustrazioni sono la parte migliore. Allora, ecco, si è sbloccata un attimo l'immagine, Lallo ha fatto la prima chiave, Shani non è riuscito ad impedire il check, però con truffa, che è una carta alfa omega, cioè praticamente deve essere giocata per prima e fa finire automaticamente il turno, riesce a rubare 3 ambre e poi è costretto a cedere la mano all'avversario. In questa parte, benissimo. Quindi Arland, manca ancora Nebbiogenesi, le mani spettrali ancora non sono state utilizzate tutte, e soprattutto ci sono anche i selvaggi che hanno questa forgiatura fuori turno per K-Gold. German, stai mangiando qualcosa? Ti sento. Mandando un messaggio su WhatsApp alla figlia del cugino, ho già dato Oh, finito. pensavo fosse la masticazione, mi stavo spaventando. Ma che mi sento troppo? No, si sente tipo quando acciacchi le nocelle. È forte questo, no? C'è una tastiera bella, bella rumorosa in qualche modo. Meccanica, sì. Non è digitale, è analogica, come disse il mio professore di tecnica. Bene, 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 in queste schermate un po' così fisse,
Adesso voglio fare un giochino con te. Vediamo se hai una buona memoria. Cosa potrebbe succedere tra poco? Quale schermata ci apparirà? Beh, secondo me è la schermata Marte. Guarda, ci scommettiamo un pranzo di sushi. Ah, di qualità da gioca, dici tu? Sì, a parte che questo torneo è stato caratterizzato dal fatto che noi abbiamo scritto hashtag Andres offre il sushi. È vero? Assolutamente questo hashtag deve girare perché ora di questo individuo, che sarebbe un nostro amico che gioca pure a Keeper, ma non è granché a giocare, deve pagare il sushi, perché ricordiamo che lui che fa? Gabriele? Come, che cosa fa? Che lavora fa? Ah, lui fa Che lo lavora fa? psicologo. Quindi sappiamo che voi ragazzi sapete che il psicologo guadagna fra i 10.000 e i 15.000 euro al mese, e ora che qualcosa cacci questo individuo. È E vero, è abbiamo vero. creato questo hashtag Andres paga il sushi, speriamo che giri e che lui lo senta, che paga il Esatto, lo sushi. metteremo anche sotto il video, in modo tale Ovvio. che... Comunque, hai perso, mi sa che il pranzo me lo devi pagare tu, perché io vedo le ombre sul tavolino. Vedo anche le logos. Vabbè, quando Vabbè, ma... arrivano, tranquillo. Sì, le Marte arriveranno nel medio gioco e se ci Esatto. permette la schermata, noi anche dal vivo abbiamo assistito a una cosa spaventosa, cioè che lo spazio grafico per le carte di Palter non bastava, c'erano 12 carte in mano, mica no, 12 carte in mano ci ha avuto. Certo, nel medio gioco, quindi suppongo che tra un pochettino lo potremo vedere. In questa schermata vedete una chiave contro una chiave, check di Lallo a 7 e 4. Se non ricordo male, qui c'è stato, Shani è riuscito a utilizzare ombre per bloccarlo. E in effetti, questo ha creato non pochi problemi a Lallo. Chissà quale sarà la prossima schermata. Però vedi, mi sto ricordando un pochettino. Noi chiaramente E come muore di me. per professionalità, vedi quanto siamo bravi, non sveliamo chi ha vinto. Noi potremmo già sapere tutto, ma dobbiamo mantenere la suspense, almeno la suspense uditiva, in qualche modo. Oh, bene, bene, bene. 7-4. Quindi giocata di ombre. Ta ta ta, ta ta ta, dai che arriva. Vai che... Ah, a proposito, German, non ti ho mai chiesto una cosa. Anzi, forse prova ad indovinare. La tua casata preferita è Selvaggi. Ma va, l'ho detto prima, le mie vix, le mie preferite. Ok, adesso... Mamma mia, ma adesso me lo sento fortissimo. Ma che stai a fare? Sto scrivendo l'hashtag sul gruppo di Kiko, c'è su WhatsApp. Ah, ok, Andres paga il sushi a tutti con i 10.000 euro al mese. Va bene. Oh, allora adesso un altro giochino. Secondo te qual è la casata che preferisco io? Quella che preferisci tu? Sì. Oddio, sai, non lo so. Prova a indovinare. Prova a Secondo me indovinare. è ombre. Sì, in effetti ombre non mi dispiace. Come casata. E vedete, non è dispiaciuto nemmeno a Shani giocarla. Infatti, in questa seconda schermata vediamo il pareggio delle due chiavi. È stato diciamo, un incontro all'ultimo sangue, all'ultima chiave. Due chiavi contro due chiavi. E K-Gold, facendo le due chiavi, come commentammo nella telecronaca originale, e effettivamente quello che ci chiedevamo è se aveva abbastanza ambre per fare anche la terza. E di ambre vi assicuro, il mazzo di Lallo ne ha parecchie, ne ha ben 21 se non sbaglio, quindi riesce già da solo, giocando le carte, a fare tre chiavi. E quello di Shani invece è più di board, generosità marziana, Marte pure che fa board, e
e la parte di controllo è riferita solo alle ombre. Bene, 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 bene. 2-2. Allora, sono sicuro che tra un po', German, nella parte superiore di Lallo, appariranno i selvaggi. Tu che dici? Non mi ricordo tanto bene, però Lo so so. solo che Marta deve uscire prima o poi. Marta deve uscire prima o poi. Facciamo un'invocazione per Marte, che ci aiutano qui. Come stai vivendo questi periodi a casa? Niente, mangio, gioco e mangio e dormo. Questa che vuoi fare, Gabriele? Purtroppo, anche perché al lavoro non ci sono da più, quindi questa. Adesso dirò una cosa, ho espresso un desiderio per il mio compleanno. Quale? Vabbè, ti rovinerei la sorpresa se te lo dicessi. C'è un video su Facebook nel quale sono stato ripreso e praticamente ho detto desiderio, esprimiamo un desiderio, quarantena fino al 2021. No, no, no. Vabbè, ovviamente per scherzare, per sdrammatizzare un po', ci stavo pensando tra me e me, quarantena fino al 2021. Potrebbe anche essere, guarda che questa situazione non si sblocca. Sì, ci sono vari problemini anche a livello degli altri stati, se vogliamo, perché stavo appunto riflettendo con una collega e il fatto di bloccare l'Italia va bene, però poi se il resto del mondo per il contagio viene colpito dopo, ci troveremmo comunque a dover bloccare tutte le entrate e le uscite dall'Italia, il che economicamente non ci aiuta. Immaginati magari un'America che si inizia a contagiare adesso, e poi se noi arrivassimo a zero contagi dobbiamo in qualche modo tutelarci, quindi Assolutamente sì, se no bloccare i ricomincia da. Ecco trasporti. Oh, hai ragione tu, qua. vedo tante Marte. E questo è anche il punto in cui è stata giocata generosità marziana. E il mazzo è stato, se non sbaglio, se non in questa partita, forse nell'altra, è stato riciclato. Cioè, praticamente, generosità marziana ha permesso di pescare tante carte e di ciclare velocemente il mazzo per poter ripescare le ombre. Se non sbaglio, Shani parlava di questo mazzo in maniera particolare, in una specie di loop. Ci sapresti spiegare meglio che significa questo loop di cui parlava lui? Nel senso che sì, ripeschi le carte, le giochi, dopo le rigiochi l'altra generosità, ripeschi le carte, ripeschi l'altra generosità, cercando ovviamente di combaciare tutto ciò. Penso che si farà dei calcoli lui sapendo dove sta l'altra generosità, cercando di pescare tutti i turni la stessa cosa e facendolo ogni turno. Ma può succedere che in questo mazzo tu vada a pescare quasi tutte le carte del mazzo e poi in questo modo giochi e ricicli tutto? Cioè può esserci un loop, tra virgolette, infinito? Può giocare Marte un turno, Marte il secondo, poi ombre, mi stava spiegando l'altro giorno, poi gli faceva Marte, di nuovo Marte, poi ombre, quindi gli rubava, anche perché con ombre, con Marte può pure rubare, contro i suoi pensieri. Certo. Sì, infatti in questa situazione Torcipensieri che è stato utilizzato su Mal di Luna per cercare di frenare Lallo che stava già a 5 ambre e poi Mal di Luna è stata spaccata. E tra un po' dovremmo assistere all'ultima schermata, quella che conclude la fase di questa partita. Ok,
Oh, tra l'altro in questo periodo io ricevo milioni di messaggi, tra un po' devo buttare il telefono. Non so se capita anche a te di ricevere tipo 1.000 messaggi WhatsApp al Ormai mi metto giorno. silenzioso, quindi Ah, più forte, ok, c'è il perché siamo trucco. matti. Infatti ho detto almeno il sabato e la domenica devo fare solo una cosa, metto silenzioso il telefono, lo riaccendo domenica, però nel frattempo sabato è silenzio assoluto, cioè vado in meditazione. Voglio Intanto bisogna ripartire. farlo, se no è un macello. Sì, voglio anche perché rischi di stressarti magari di più sto periodo, quando invece gli altri giorni andavi a lavorare o avevi le tue attività quotidiane. C'è una sorta di corsa sul digitale, sul fare. Beh, noi stessi che facciamo i tornei online, del resto non siamo esenti da questa particolarità. Oh, ecco, in questa schermata, quindi la generosità che è stata utilizzata, il check di Lallo a 8, e se non sbaglio, Shani è riuscito poi a utilizzare Ombre. Per fermarlo almeno una volta, e anche perché lui aveva il miasma. Truffa l'aveva già utilizzato, c'era il fatto Infatti di. pure che se l'ha ripreso. Esattamente, esattamente. Infatti ricordo bene se lo riprese perché lui giocò truffa nella mano precedente, poi aveva di nuovo era riuscito a rigiocare Brandy a spaccarlo. Tant'è che feci il commento dei 0,5 secondi che riesce a rimanere sul tavolino. E poi aveva il miasma per poter rallentare Lallo, che comunque andava in check continuo. Vedete? Lui sta a 8 ambre e Shani sta a 3. E quindi nell'ultima schermata tra un po' dovremmo vedere appunto questa cosa. Oh, tra l'altro stiamo registrando da 1 ora e 12 minuti. Alla faccia del durava poco. Mi avevi detto che durava all'incirca 1 oretta il tutto. Ah, 1 ora e 20. Ok. Beh, stiamo andando bene, dai. Più o meno. Poi sono un tipo testardo, tu mi hai detto dai Gabriele, non fa niente. No, ma io voglio accompagnare il pubblico anche con l'audio, no? Come vi ho spiegato prima. Quindi farvi almeno sentire un pochettino quello che abbiamo visto noi. E due forti giocatori abbiamo visto, di cui poi faremo un'intervista. Questa volta farò una videochiamata, quindi li potrete vedere dal vivo. E infatti si stava già preoccupando Shani. Mi vedo dal vivo, no? Quindi vedrete la faccia di Alessio, la faccia di Shani in videochiamata dal mio cellulare. Ok, 8 ambre, e se non sbaglio, poi Selvaggi è stata richiamata anche nella cosa Tra successiva. poco ci dovrebbe essere l'altro taglio, Gabriele, di 3-4 minuti. Sì, il 3-4 già me ne sto accorgendo. Anche perché tu stai vedendo quello che vedo io, quindi Si può l'immoto. tagliare direttamente e mandarli all'ultima partita dopo. Ah, beh, sì, Se no ci sicuramente. ammazzano tutti quanti. Secondo me sì, perché stanno sentendo un sacco di cose, sì. Magari anche simpatiche, però. Vabbè, sì, potremmo poi saltare nell'ultima. Quindi, vabbè, allora, se dobbiamo saltare, però ci devi dire com'è finita. Quindi lo vogliamo Io la so. sentire. Non lo sai? No, però so che la seconda la vince Shani, e vanno in parità No, cosa e stai dicendo? La seconda la vince Lallo. ah, perché la prima l'ha vinta Shani, Certo, la prima l'ha vinta certo, Shani, è scusa. riuscito a
Allora Lallo. Ah, perché Forge, giusto. Sì, tra l'altro nell'ultima partita, infatti Lallo non può No, Lallo non utilizzare funziona. K. Ecco, io vedo che siamo ritornati nella schermata, infatti. No, Lallo appunto, quello è il mazzo più forte, è riuscito a fare il check 2 volte. Diciamo che Palter ha cercato di fermarlo chiamando Miasma, ma poi non gli è bastato, non aveva più carte ombre per bloccarlo e quindi ha dovuto concedere. Invece l'ultima partita, sì, interessante. Andiamo a che minuto, German, dimmi. 45, però è comunque ancora la seconda partita. No, no, 45 è la terza. La terza? Sì. Sì, ah, perché ah, ho visto che c'è tutto il bordo, ho detto wow, Sì, allora, perché nella terza partita, praticamente, quindi io sto andando qui dal 45 in poi, loro hanno dovuto cambiare, cioè, Shani non ha dovuto cambiare il mazzo, ha rigiocato il mazzo della doppia generosità marziana. Quello che ha dovuto ca cambiare il mazzo è stato Alessio, che è stato costretto a riutilizzare RX Thompson. E, quando feci il pronostico, dissi che secondo me il mazzo di Shani, se riusciva a girare come aveva fatto nella seconda partita, avrebbe sicuramente dato non pochi problemi a Lallo. Questo non so se te lo ricordi. E Shani infatti è partito subito con il board di Marte, velocissimo, e ha giocato anche Generosità Marziana subito, portandosi a 9 carte. Purtroppo le ambre che aveva però le ha dovute dare via, no? Usando la carta di Generosità, già all'inizio, quindi una buona partenza. Nel frattempo Lallo ha cercato di combattere attraverso il board, perché Thomsen ha i Brobnar, ha un controllo attraverso ombre e ha la parte di selvaggi. E tutto qua. Poi mi dicevi, possiamo andare anche un pochettino avanti? Ma sì, tanto di Spoileriamo. Allora, fai quello che hai dovuto 46, fare. 47, 48, 49, 50, 50. Nel 50 cambia la schermata praticamente. Noi abbiamo posto sicuro, che è l'artefatto che abbiamo visto anche nel mazzo di K-Guld, se non sbaglio. Ed è un artefatto che Shani non può in qualche modo contrastare perché nel suo mazzo non ha controllo artefatti. Quindi che succede? Che tutte le ambre che metti sul posto sicuro automaticamente sono esenti dagli effetti di ombre che rubano. Oh, in questa parte, tra l'altro, Shani con piccola peste era costretto a combattere e andando un pochettino avanti, se non sbaglio, dovrebbe farci vedere l'uomo fungo. Che è stato giocato. No, l'uomo fungo non l'abbiamo visto. Però c'è stata una giocata, questa me la ricordo, in cui Lallo ha messo l'uomo fungo e quindi Shani era costretta a distruggere l'uomo fungo, che in quel caso valeva 3, 6, 7, 8, perché una chiave è già stata forgiata, e altrimenti non poteva raccogliere, perché con piccola peste in campo, la carta di Brobnar, quella che avete visto prima a destra, e si deve per forza combattere. Oh, quindi l'uomo fungo è stato poi distrutto. Lallo ha cercato di continuare il board almeno con selvaggi, però Shani riesce a giocarsi tutte le ombre. Tra l'altro, la carta che non è uscita è che a un certo punto Lallo è costretto a giocare, e ce l'ha in questo mazzo, come abbiamo visto prima, è sfida del campione. E infatti poi nell'intervista che c'è stata successivamente,
Lallo ha detto io, cioè Shani ha detto io stavo facendo di tutto proprio per fargli giocare sfida del campione e poter continuare ad avere il controllo del board. Qui con quattro ombre in campo. Vediamo successivamente che altra schermata possiamo in qualche modo osservare. Passare a un'ora e uno Sì, che fa il eccomi posto qua. del pareggio. Infatti ci sono. Sfida del campione è stata giocata. Sono state uccise tutte le carte. Ha combattuto con il gigante, questo sputafuoco che aveva sangue dei titani. Aveva un totale di 10 di forza. E poi piano piano ha incominciato a mettere sia ombre e altre ombre sul posto sicuro. E anche selvaggi con stregone cacciatore. E la tigre è vista lunga, l'elfo praticamente con l'arco. Ah, la carta poi speciale di cui non abbiamo detto, nel mazzo di Shani c'è Biblioteca dei Dannati, una carta Ramingo, come veniva chiamata nella prima edizione, che fa parte dei Dis, come si vede anche dall'illustrazione, perché è viola, però c'è scritto che appartiene alla casa Marte. Quindi questa carta permette di archiviare delle carte e di giocarla chiamando Marte in questo caso. Andiamo leggermente avanti. Puoi andare a 1 e 1,8 A 1 e 8. A 1 e 8 prossimo. si vedono tutti gli effetti Sì. Quanto ne fa? devastanti della generosità marziana, le famose Quanto ne fai milioni. stavolta? Le famose milioni di carte in mano di Shani. Il problema è che qui Lallo stava in check, ma stava in check soprattutto con 8 e 3 su posto sicuro. Quindi c'era una strategia di cercare di fare la chiave con posto sicuro. Solo che qua già era cominciata l'intervista, prof. Era finita così. Sì, no, no, qui continua poi un altro po', mi sa, eh. Eh no, no, però delle immagini se noi andiamo avanti continuano. Praticamente Lallo qui da 8-3 stava minacciando il check e soprattutto anche se Shani potesse utilizzare Miasma, Brand e tutti gli altri, probabilmente l'ha fatto in questo punto, grazie a doppia generosità, e non poteva evitare il fatto che Lallo piano piano mettesse le ambre sul posto sicuro. Quindi assicurandosi una chiave, quantomeno. Cerco di andare avanti per vedere. Ecco, io sono arrivato a 1 ora e 17 e qui si vede ancora generosità marziana. E la seconda chiave fatta da Lallo che non è stata impedita. E inoltre 4 ambre su posto sicuro e 3 riserva. Quindi dichiarando di nuovo il check. E poi purtroppo Shani, rimanendo con una chiave e finendo le risorse con ombre, riesce a resistere per un... Come? Non potendo rubare perché Esatto. l'artefatto non gli serve proprio Esatto. E quindi è stato costretto a concedere. E il torneo è finito con la vittoria di Lallo, insomma, in questo match per 2 vittorie a 1. Ok. Oh German, io ti ringrazio, grazie per la pazienza che hai dimostrato. Gabriele. Anzi, è stato un Ok. piacere per me. Allora un saluto agli spettatori e a presto. Ciao German, grazie Ciao ancora. ragazzi, Ciao. niente. Ciao ciao.